storia dalla RAI, tutti i suoi geni, tutti i suoi modelli di offerta, anche sulle reti generaliste, ha avuto una grande possibilità grazie alle tele, che qui viene maggiormente valorizzato con la storia della cultura e cultura. E infine lo sport. Lo sport che non ha solo Rai Sport 1, Rai Sport 2, ma soprattutto ha un grande lavoro svolto, come vedete anche voi in questi giorni, sulla presentazione della Confederation Cup, su Rai 1, ma soprattutto la possibilità di allargare il mondo dello sport a tutti anche quegli sport che non sempre riuscivano prima a trovare spazio nei palinsesti della rete generalista. Ma la RAI non è soltanto questo, la RAI è anche radio. La radio compie 90 anni l'anno prossimo, ma non li dimostra, dimostra come l'affetto da parte degli ascoltatori sia sempre importante. Radio 1, Radio 2, Radio 3 hanno dato dei coefficienti, hanno dei valori veramente molto. Andiamo oltre, perché anche noi dei VAS fanno parte del mondo RAI, sono percepiti dal pubblico come professionali, fidabili e moderni, professionali, fidabili e moderni. Sono declinazioni che servono a capire come la casa madre RAI riesca a valorizzare tutte le sue definizioni in questo aspetto. Qualità, ma la qualità non è soltanto contenuto. Lo vediamo noi in questo momento che siamo passati al digitale, lo vediamo che l'HD è diventato uno degli strumenti principali di ricezione. Infatti noi dall'autunno trasmetteremo quattro canali in HD, oltre che digitale, Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai Sport. Questo perché? Perché si è già lavorato con i 60, come ha detto prima il TG, la presentazione sui telegiornali. Infatti i telegiornali sono stati già digitalizzati quasi tutti e lo dimostra anche che questa qualità tecnica è stata percepita favorevolmente dai nostri telespettatori e come vedete perché tutti quanti i nostri giornali sono in crescita.